Buonasera, signor Gino. Buonasera, Claudio. Come andiamo? Bentrovarti. Grazie. Da tanto tempo che non ci vediamo, Sarà un paio di settimane. Eh sì. Ma si ricorda dei tempi di una volta? Sono passati parecchio tempo. Ma sono passati 6 anni, cavolo, mica un giorno. Ma all'inizialmente ti conoscevo un po' come una persona così, però diciamo una persona così vuol dire che non mi sembravi di essere una persona molto importante. Vabbè, ma piano piano si scoprono le cose, sì, no? Scusa. Come lo sai come succede? Quando tu conosci una donna, una ragazza, all'inizio ti fa un po' di imbarazzo. Certo. E poi cominci a capire le cose. È chiaro stanno, che sì. Lei sa. Allora. Detto tutto questo, cominciamo con le domande. Perfetto. Quello che vuoi, le domande che vuoi. Va bene. Però sempre nei limiti della correttezza. Sì, nei limiti della correttezza. Ok. Io so di te che tu sei una persona intelligente. Ok. Hai le lauree. No, una laurea. Una laurea, ok. E un'altra la stavo prendendo, quindi... Ok, vabbè. Comunque. Però, una persona che hai letto tantissimo... Sai delle cose? Sì. La storia. Storia. Ma soprattutto delle religioni. Religioni e... Allora, andiamo nel senso delle religioni. Ok. Sapendo che tu hai frequentato molti culti nazionali, culturali, extra occidentali. Occidentali, che ne so, Islam, cristianismo. Chiaro. Cioè, lo so che lo conosci bene, appartieni da quella religione. Sì. Però... Ho capito che hai una cosa, anche una cosa buona, diciamo, che ti piace anche Islam. Mi piace Islam, io frequento un centro islamico qui a Roma. Lo frequento. Come ti sei convinto che Islam è una cosa importante? Uno, perché è stato rivelato da Maometto che era l'ultimo messaggio di Dio all'umanità, dopo il profeta Cristo, Gesù Cristo. Uno. Poi mi piacciono i precetti islamici. Ho capito. Quando l'Islam dice una cosa, è quella. Il fedele musulmano obbedisce al proprio credo. Non è come i cristiani che si battono il petto e poi fanno i cazzi loro per strada. È chiaro questo? Oh. Sì. È perfetto. Allora, comunque... Da quando ho capito io, e ne sai abbastanza della religione islamica, giusto? Sì. Ok. E poi che cosa ti posso chiedere? Non lo so. Diciamo, ti vedo una persona molto intelligente, sai cose tante anche del senso delle scienze. Esatto. Delle tecnologie. È chiaro, anche tecnologie. Allora, signor Gino, io ti potevo fare anche una domanda, un'altra domanda. La seconda domanda, diciamo. Che ne pensi per la tecnologia ultimamente, quella precedentemente, come era e qual è la differenza? Sono state tre fasi tecnologiche molto importanti. La prima è nata in Inghilterra con le macchine a vapore, con le locomotive, con i carrelli per le miniere a vapore. E quella era nell'Ottocento. Ho capito. Poi c'è stata quella tecnologica in tutta Europa e poi che si è sparsa in tutto il mondo, col motore a scoppio. Motore a scoppio, quindi, e con l'elettricità, i treni andavano elettrici, col telefono coi fili. Poi è arrivato Marconi, telefono senza fili. Ho capito. Ecco, poi è arrivata quella nucleare, la bomba atomica, le centrali atomiche. Ecco. Sono tre fasi importanti. Okay. Adesso è in fase di ultimamento quella digitale elettronica che non benissimo. Sappiamo dove ci porterà. Va benissimo. Ecco, una bella risposta. Non sappiamo dove ci porterà. Ok. Allora, secondo te, fin dove arriviamo su queste cose? E che cosa fa bene per la umanità e che cosa fa male? Allora, guarda, ti posso dire questo.
che più ci sviluppiamo tecnologicamente e più si rafforza il capitale. Sai cos'è il capitale? Sì. Più le imprese finanziarie succhiano soldi ai poveri cristi. Ho capito, però non va bene di una cosa lì. Se diminuiscono i posti di lavoro. Chiaro! Allora la gente, un sacco di gente che... Disoccupata! Disoccupata e vive male, anzi, ha fame. Ha fame, non sa come mangiare. Allora, non possiamo essere tutti ingegneri, dottori, professori, eccetera, eccetera. No. Ma quella gente che non ha studiato, quella gente povera che sta... e non lo sa dove sta, che cosa possiamo fare? Allora, qui a questo punto ci sono due teorie. Una è quella di politica economica di cui sto parlando adesso. Okay. Due teorie, quella keynesiana e quella quantitativista di Chicago. Quella keynesiana dice bisogna che i lavori grandi li faccia lo Stato. Ho capito. Ok? Ponti, autostrade, porti, ho capito. Non so, ferrovie, ho capito. Ok, in modo che la gente cominci a lavorare all'interno di un paese. Ho capito. Niente capitale privato, ma solo capitale pubblico. Ho capito. Sì. Poi c'è quella quantitativista di Chicago, perché il teorico ha preso anche il premio Nobel per l'economia, un certo Friedman, Milton Friedman. Sì. Dice noi dobbiamo solo stampare moneta, aumentare la liquidità del sistema, modo che si genera inflazione e le merci nostre verranno valutate poco all'estero, così aumenta l'esportazione, aumenta il prodotto lordo e la nazione si arricchisce. Sì, ho capito, come? Stampando moneta. Liquidi. Stappando le monete. È quello che sta facendo Draghi adesso, sì, dai, ho capito, per l'Europa. Però non è una bella idea. Non è una bella idea perché a lungo andare tutti vogliono fare così, certo, e non... si fregano uno con l'altro. Se uno Stato non c'ha economia forte, non c'ha industria, come l'hai detto prima che non costruisci i ponti e i palazzi e le cose, aprire i posti del lavoro, sta povera gente se non lavora, i soldi ci sono, stampati ci sono, sì, ma... nessuno non ti regala, ma Keynes, se tu non lavori. Keynes nel 1930 diceva anche questo, non importa cosa fa uno Stato dei propri soldi, può fare anche armi, come ha fatto la Germania nella prima e la seconda guerra mondiale, l'importante, divise per militari, carri armati, ho missili, capito. Tutto. A noi queste non si servono. Per la distruzione queste cose sono. Allora sono queste per la distruzione, per far ridurre i posti, aumentare i posti del lavoro. No, ammazzi tanta gente! Ammazzando tanta gente diminuiscono le popolazioni e così si aprono i posti dei lavori. Chiaro. Ma questa non è una bella non idea. Non è una bella si idea. Stiamo andando contro l'umanità. Si va contro l'umanità così. Chiaro. Non è una buona idea. Chiaro. Ok. Allora, che cosa ti posso chiedere ancora? Andiamo nel senso della medicina? Medicina. Ok. Ultimamente qui in Italia non si fanno più famiglie. E perché? La gente anziana aumenta, i giovani non ci sono. Come va a finire sta cosa? Una soluzione è questa. Che vengono più persone dall'estero, fanno le famiglie qui. Ho capito, ma non è puro italiano, noi stiamo parlando della nazione italiana. E la nazione italiana va a finire perché non nascono più bambini, scusa. Allora, penso che non va bene. Non va bene manco questo, non va bene. Ho capito. Che ne pensi per le persone gay? Per i gay? Sì. Guarda, anche il Papa ha detto questo, chi sono io per giudicare? Cioè dice, fate quello che cazzo allora, vi pare. Allora non sai niente da giudicare, sta cosa, ognuno fa quelle cose. No, non è giusto, no, perché se io fossi in Islam, mi impiccano, mi ammazzano se sono gay, capisci che ti voglio dire? In Iran, gli omosessuali vengono impiccati, processati e impiccati. Vabbè, non va bene neanche questo. Vabbè. Però... c'è uno stato quando uno, che c'è quando uno si nasce va bene, ma quando uno si diventa che cosa puoi fare? Bisogna correggerlo, portarlo sulla strada giusta, fargli capire che con un discorso, con una psicoterapia, quello che ti pare. Poi che c'è un altro fenomeno qui in Italia che è preoccupante. Ho detto poco prima che le famiglie quasi non esistono,
Esatto. Allora, il Stato, il società, che cosa può fare per quelli divorzi spessi o no, per far non diminuire i divorzi, matrimonio, devi favorire le unioni. Per esempio, come fa? Regali 500 euro al mese a chi si sposa. Ho capito, ma non è neanche soluzione questo, perché come che qui in Italia, soprattutto in Europa, c'è tanta libertà. Sì. E la donna c'ha quasi in più libertà di un uomo. Se la donna dice io faccio lavora. Come mi pare. No, se lavora la donna è libera. Diciamo, la donna dice faccio come mi pare, io signorcino sono stato fino oggi con te. Però adesso mi cambio uomo. Adesso mi piace Claudio e vuole andare con Claudio. Cioè, una bella, bella cosa, no, sta cosa. No, non va bene. Il Stato che cosa deve fare per lo Stato? Cosa? Niente, perché sono affari fra un uomo e una donna singoli, è un affare privato, riguarda il diritto civile. Ah. Però moralmente può promuovere la Chiesa non ci può entrare per niente su la questo. La Chiesa condizione. C'entra perché la Chiesa è il garante della morale. Ah, ho capito. Come che la Chiesa è garante del morale? Allora, non sarebbe bene che devono essere anche educatori nelle scuole, anche dalla parte dei religiosi, diciamo, sia musulmana, sia cristiana, sia qualsiasi religione che fa sia. Un po' di dottrina nelle famiglie, nelle famiglie, i bambini, le cose, che abbiamo un fenomeno pure anche nelle scuole, a parte che c'è una grande libertà e fanno tutto quello che gli pare, ma secondo fenomeno è quello che si usa anche i stupefacenti. Che cosa questa è una piaga fare? Sociale, è una piaga, perché la maggior parte delle persone oggi, dai giovani in su, diciamo dai 18 anni, 15 anni ai 30 anni, o fumano hashish, o fanno eroina, o fanno perché cocaina. Cosa? Allora c'è qualche cosa che non funziona in quelle società? No, è la società che è sbagliata, perché questi ragazzi potrebbero lavorare, potrebbero studiare, potrebbero fare lo sport. Potrebbe avere anche educatrici bravi. È chiaro. Anche come l'ho detto prima, devono avere pure educatrici, diciamo, della religione, che gli fa segnare un po' di cose, che cosa va bene e che cosa non va bene, perché vedo che questi professori, insegnanti che stanno lì, non gliene frega niente. Non gliene frega niente, ma non solo, ti dirò di più, oggi se una maestra, un insegnante, un professore interviene in questa dimensione qui con l'allievo, sì, la famiglia si incazza. Dice no, questi sono affari nostri, non dovete intervenire. No. No. Su certe cose sì. Su certe cose sì, la geografia, la storia, la matematica sì, ma la vita sessuale, la vita morale di mio figlio appartiene alla famiglia, ti dicono. Ho capito, ma penso che non sta andando bene questo. Non va bene perché siamo tutti sballati a questo punto. Secondo te che cosa proponi di fare su questo caso? Bisogna educare le famiglie che oggi, per esempio, una famiglia media ha bambini dai 5 ai 10 anni e hanno un'età dai 30 ai 40 anni i genitori. Ho capito. Appartengono a una generazione che si bucavano pure loro, hai capito ah, il discorso? Capito. Ecco allora. Eccolo è il problema. Praticamente le cose partono dalle famiglie. Dai genitori. Non tutte, non posso dire tutte, non ci sono tutti, pure no, le brave tutti famiglie. No, ci sono quelli bravi. E devono essere anche rispettati. Sì. Ma quando uno sa che un genitore è tossicodipendente, sia moglie sia donna, Donna uomo. Non gli deve permettere a fare creare una famiglia, secondo me. E vabbè, ma se lei lo fa lo stesso. O lui allora, lo fa lo stesso. Il bambino tocca essere mandato in una società. Si toglie ai genitori e non si mette in collegio il bambino. Appunto. Sotto la tutela dello Stato, del comune, di quello che è. Delle strutture adatte. Strutture pubbliche, strutture pubbliche. Va bene, signor Gino, io ho finito con certe domande. Va bene, mi è piaciuta questa intervista, va bene. Anche tu sei preparato per la vita, Vabbè, è venuto al mente così, non eri preparato proprio.